L'innovazione per un comunicatore vuol dire fornire gli elementi a chi ti ascolta per uscire dalle gabbie dei luoghi comuni. Quando si parla di innovazione si pensa sempre e prevalentemente al dato tecnologico, mentre abbiamo innovazione tutte le volte che siamo in effetti capaci di incidere sul contesto e di cambiare questo contesto. Poi la tecnologia chiaramente, come dire, è più potente degli strumenti che abbiamo portato di mano, ma da sola non è risolutivo del problema se non è inquadrato comunque in una reingegnerizzazione di processi, un cambio di modelli organizzativi. Buoni esempi di innovazione nel mio settore sono per esempio i ragazzi Ninja Marketing, che è una piccola società di comunicazione che ha sede sulla costiera amalfitana, che hanno saputo mettere a sistema forme di comunicazione non convenzionali. Cioè loro hanno acchiappato tutto quello che arriva dal mondo della blogosfera, degli user generated content, dei contenuti prodotti direttamente, diciamo, da quelli che saranno poi gli utilizzatori. E li sono riusciti a mettere a sistema, creando questa forma, diciamo, di marketing mediterraneo che conta molto sulla viralità del messaggio. Quindi riescono a proporre al cliente delle buone campagne a basso costo e ad altissimo effetto. Ecco, questa è innovazione vera, cioè saper guardarsi intorno, acchiappare i nuovi fenomeni, metterli a sistema e farli diventare un nuovo modo per produrre creatività. Un'altra novità che io trovo molto interessante, novità non ancora innovazione, ma che spero che diventi innovazione, è il fatto che Emma Marcegaglia sia adesso a capo della Confindustria, per la prima volta una donna, ed è questa la novità, per la prima volta una donna che però immediatamente sottolinea un aspetto importantissimo, che è quello appunto della sicurezza sul lavoro. Io spero che la governance della Marcegaglia voglia dire anche, poi si voglia anche tradurre innovazione per quanto riguarda le imprese, e innovazioni anche nel sistema di rappresentare le imprese quando ci si siede al tavolo delle parti sociali. Quest'anno lanceremo e presenteremo un nuovo prodotto innovativo, che si chiama Sicura Sarà Lei, che mira a verificare la concezione delle donne sul problema della sicurezza, se le donne si approcciano in maniera diversa ai problemi appunto di sicurezza sul lavoro, e ancora una volta rilasceremo, diciamo, un software che è esportabile in altre, non solo pubbliche amministrazioni, in altre aziende pubbliche o private che siano. Abbiamo proposto tra l'altro al Forum PA di mettere al centro dell'attenzione di quest'anno due temi che riteniamo appunto importanti. Uno è quello dei nuovi trend della comunicazione interna, cioè le aziende finalmente cominciano a capire la valenza strategica della comunicazione interna e soprattutto della intranet come grande comunità virtuale nelle quali appunto quelli che una volta erano i dipendenti possono diventare i collaboratori e possono collaborare non solo alla condivisione della conoscenza aziendale, ma alla creazione stessa del patrimonio di conoscenza aziendale. L'altro aspetto che sarebbe interessante affrontare è quello del proprio branding, ancora poco sviluppato in Italia, cioè tutto quello che fanno le aziende per attrarre o per fidelizzare i talenti una volta che sono riusciti a farli entrare in azienda. È una nuova tendenza, ripeto, ancora poco sviluppata, ma importantissima anche sotto il profilo economico.